Live Social. E bentornati a Live Social, amici di Radio Roma Capitale. Io sono Matteo, il vostro speaker, ovviamente sempre qui con voi con nuove interviste e nuove storie. Prima di iniziare però, come sempre, io vi ricordo di seguirci sulla nostra pagina Facebook e mi raccomando, seguiteci appunto e mettete un bel like e magari condividete anche le storie, le interviste che sentite più vostre, più vicine al vostro mondo, che diciamo hanno saputo catturare maggiormente la vostra attenzione e l'interesse. Oggi siamo in compagnia di Melania Millesi, che appunto è una wedding planner e quindi ecco ci porterà nel meraviglioso mondo dei matrimoni, ci spiegherà un po' ovviamente in che cosa consiste la sua professione e quando e come chiamarla. Io intanto ve la vado proprio a presentare. Ciao Melania, benvenuta. Ciao, ciao Matteo, ciao. grazie, benvenuti anche a voi. È un piacere averti qui con noi e ovviamente grazie, io ti ho già introdotta, tu sei una wedding planner, ma dici un po' quando e come nasce questa tua professione e come si sviluppa nel tempo. Allora, è nata circa 7 anni fa, quindi quando ancora diciamo, la professione del wedding planner non era così famoso come oggi, grazie alla TV. Sì. E quindi è nata un po' per gioco, ho sempre amato organizzare le feste, organizzavo le feste per me, per i miei amici. Allora a un certo punto il mio allora fidanzato, il mio marito, mi disse: ma perché non lo fai come lavoro? L'ho preso in parola, ecco. E ci siamo sposati, certo. È stato un bellissimo matrimonio. Che bello. E da lì mi sono documentata, ho fatto dei corsi, ho studiato tanto, continuo a studiare ogni certo. giorno, ad aggiornarmi, e così è nata un po' per gioco ed è diventata la mia passione, professione. Oh. Ecco, quindi è nata proprio, esatto. se vogliamo, da una proposta di matrimonio personale. Esatto, no? Dice lui, esatto. Non esatto, si è fatto gli esatto. affari suoi. Esatto, certo. E oggi devo dire siamo è molto bello. Guarda, diciamo che la cosa meravigliosa che hai detto è che tu studi e continui a studiare per questo, perché alla base sì, di qualsiasi buona professione c'è esatto. la preparazione, quindi ovviamente non è una esatto. cosa che si fa così, sicuramente ci vuole la passione no. ma poi ci vuole anche la tecnica molta, tra l'altro davvero oggi come tutto del resto c'è una velocità di tutto si evolve velocemente e anche sì. il mondo del wedding, se pensare a 10 anni fa, si è evoluto veramente in maniera esponenziale sì. è sempre motivo di crescita è e vero. Quindi sì, devo dire ogni giorno sto sui siti, mi aggiorno, ci sono nuovi stilisti, nuovi design, insomma un mondo infinito. È vero. Ma io so che ovviamente come wedding planner ci vuole una buona dose di problem solving, vero? Assolutamente, risolvere i problemi è alla base di qualsiasi wedding planner. Chiaro che il lavoro a monte deve essere fatto bene, in maniera sì. proprio che quel giorno non ci siano errori e problemi, però è chiaro che quel giorno bisogna essere assolutamente pronti, lucidi, sangue freddo. Capaci di risolvere, sangue freddo, e gli sposi e gli invitati non devono accorgersi di nulla. Certo, però diciamo che la tua abilità sta nel non far preoccupare gli sposi, allo stesso tempo risolvere quelle problematiche che magari possono esatto. sorgere al momento. Comunque è tutto esatto. dal vivo, no? Il bello della diretta è proprio quello, uno si prepara, però è esatto, sempre imprevedibile. Esatto. Cara Melania, a questo punto io volevo ricordare a te e a tutti i nostri ascoltatori che noi siamo Live Social, live proprio perché trattiamo argomenti di vita vera, pratica, come quella uh-huh. che mi stai descrivendo tu, con così tanta cortesia, gentilezza, simpatia soprattutto, ma social perché potete trovarci sui dispositivi digitali. E a proposito di vita, voglio chiederti se c'è qualcuno nella tua sfera affettiva che vuoi ringraziare, che diciamo ha contribuito a farti diventare la donna, la professionista di oggi. Vabbè, te lo sono appena detto. Me l'hai già detto, però io sono tenuto a fartela questa domanda. Senti, è chiaro. Ma come si chiama tuo marito? Giampiero. E noi allora ringraziamo Giampiero, perché Giampiero, insomma, è stato un tassello fondamentale per la tua vita, sia ovviamente affettiva, davvero. Ma poi questo affetto, diciamo, che ha scaturito anche nel lavoro, quindi lo ringraziamo. Dobbiamo dargli tanti ringraziamenti per quello che ha fatto per te. Quasi un socio al 50%. Sì, c'è i suoi diritti e i suoi meriti, assolutamente. Esatto. Allora, cara Melania, a questo punto io lascio i tuoi contatti ai nostri ascoltatori che se per l'appunto avessero bisogno della tua competenza professionale, ma anche ovviamente della tua simpatia che ci vuole, possono rivolgersi proprio a te. Melania Millesi, wedding planner, risponde al numero 347-863-3067. Si trova a Corso delle Province 20A, appunto a Catania. Facebook Melania Millesi, wedding planner. Sito web melaniamillesi.it, Instagram melania_millesi_wedding_planner e infine, ma non per importanza, potete scrivere all'indirizzo email info@melaniamillesi.it. Allora, noi siamo giunti al termine, cara Melania. Melania, io ti ringrazio per
per tutto quello insomma che ci hai detto, sei stata molto gentile, ci hai portato nel tuo mondo, sia a livello tecnico ma anche soprattutto a livello di simpatia. Ti ringraziamo, ti auguriamo ovviamente tutto il meglio. Grazie, grazie a te Matteo, grazie a tutti i radio ascoltatori, eccoli qua. Ascoltatori. Allora, ti ribadisco i miei saluti e ti faccio un forte abbraccio, un saluto anche a tuo marito e tante buone cose. Grazie Matteo, ciao, buon anno nuovo. Sì, anche a voi. Ciao. E voi amici, restate collegati per nuove interviste e nuove storie. Live Social.